Va Faccio un quarto d'ora col capitano e poi dopo ti richiamo. bene. Ciao Leone. Ciao, ciao, ciao. Allora, il capitano. C'è solo un capitano. Eccolo qua. Un capitano, c'è solo un capitano. Un capitano. Eccolo qua. Grande cap. Come stai? Bene, Bene, tu? bene. Ma sei secchissimo. Sì, ho perso 3 chili. Sei. Io ne ho messi 9, quindi siamo. Cioè, tutti sono dimagriti, io sono gonfio come un bulldozer. Perché la quarantena ti dà il tempo di fare un sacco di cose, no? E tra queste anche allenarmi. Io sinceramente da quando ho iniziato a lavorare veramente, non quando giocavo, quando ho iniziato a lavorare veramente, non ho più avuto tempo di fare un tubo. E Sì, allora sì. vuol dire che mi metto lì con i miei figli e ci alleniamo davanti alla televisione, sai, con quei programmi, no? Ti fanno Sì. vedere gli esercizi. Io ho No, questo. fatto l'altro giorno qua fuori, che mi ha preso la costanza, sembrava un orangotango, inguardabile. McFit, una roba così ho fatto, inguardabile. Mi si è bloccata la schiena. Sono troppo pesante, capo, non riesco a fare niente. Ora Materazzi mi ha detto che mi mandava una dieta, mi dovrebbe arrivare domani e dopo sabato comincia a fare la dieta. Dice che è una dieta importante, provo 2 settimane, vediamo che succede. Tu lo sai, dai, è tutta una questione di volontà, dai, se Lo so, voglio caro, lo so. quello, cioè, noi sappiamo gestire il corpo, lo sai, no? Lo so. Trovo scuse, ma perché non c'ho fame. Sì, così. Adesso non abbiamo scuse, veramente, questa storia che c'è, questo virus che ci ha dovuto tenere in casa, e adesso non ci dà più scuse dal Hai punto ragione. di vista. Se vogliamo, lo so, sono d'accordo con te. Ti volevo fare una domanda. Dimmi, Ma dimmi, dimmi. secondo te il campionato riprende o no? E se riprende, è giusto che riprende dopo tutti i casini e tutte. Perché siccome è pericoloso, perché se si riprende a maggio, giugno, e poi un giocatore prende il virus, che succede? Ma il campionato, guarda, il campionato deve provare a riprendere e a finire questa stagione, perché tu sai che. Nel caso non si finisse sarebbe un disastro per tante squadre. Le TV non pagherebbero, tante squadre fallirebbero. Alla fine, l'azienda calcio in Italia credo che sia la terza o la quarta, come ordine di importanza, con un indotto più o meno di 5 miliardi. Ma al di là di quello, bisogna provare. Naturalmente, in questo momento bisogna mettere delle priorità. La priorità assoluta è la tutela della salute, questo è chiaro. Ma ci sarà prima o poi un inizio in tutto, e quindi se ci saranno le condizioni per iniziare, è giusto che il campionato proprio. Poi quello che dici te, se arriva un giocatore positivo al test, ci devono. Perché a me mi sembra, cioè, dicono il 4 o 5 maggio, mi sembra presto, non lo so, sentendo tutti i casi che ci sono ancora in giro per l'Italia, mi sembra presto il 4 o 5 maggio. Sì, e diciamo potrebbe sembrare presto perché noi siamo in casa da 40 giorni, però i protocolli di allenamento sarebbero molto rigidi, cioè ci sarebbe una sorta di ritiro all'interno, ad esempio, di Milanello, con nessuna persona all'esterno che va dentro, con distanze tra giocatori, quindi sarebbe puramente un lavoro atletico. Sai benissimo che il calcio è uno sport di contatto, infatti mi ha rotto il naso nel 2000. Allora, mi è dispiaciuto un casino, credimi. Però se non te lo rompevo, non facevo gol, perché come sei uscito, dopo 3 minuti ho fatto gol. E Ventre mi dice. No, non hai neanche più memoria. No. L'abbiamo vinta 1-0 dopo che mi hai fatto male, dopo che sono uscito, tu praticamente un po' con la testa sei uscito e ha fatto gol, credo, Inzaghi su passaggio di Rui Costa. Allora, che cazzo sto dicendo io? Vabbè, sono cotto proprio, stecchito. Mamma mia. Comunque mettiamoci, perché se leggi i giornali, mezze squadre vogliono giocare e mezze squadre non vogliono giocare, quindi chi è che decide alla fine? Decide la federazione, cioè decide Gravina?
La federazione ha dato un'indicazione precisa, si deve cercare di finire. Certo, come ho detto prima, ci devono essere delle priorità, e la priorità assoluta è la salute dei giocatori, di quelli che lavorano con i giocatori all'interno dei club. E quindi se il governo darà l'ok, la federazione ha una serie di finestre per poter giocare, assieme alla Lega fanno un calendario e si ipotizza, diciamo, che rimangono 12 giornate, ci sono le semifinali di Coppa Italia, l'Inter deve fare 14 partite, in un mese e mezzo più o meno si potrebbe riuscire a ogni finire. Ogni 3 giorni. Sarebbe comunque un fine stagione molto compresso, ma è l'unica maniera per non avere poi a fine campionato 18 lettere in tribunale con reclami e proteste, perché poi devi anche preparare quella che sarà la stagione prossima, le coppe europee, se no rimane tutto, diciamo, sulla carta, tra virgolette, senza un merito sportivo. Quindi andrebbe bene cominciare anche, per dire, anche a luglio, no? Metà luglio. A luglio sarebbe un po' complicato, perché come ben sai i contratti dei calciatori arrivano fino al 30 giugno, quindi quello che è stato fatto, una sorta di proroga di un mese, quindi portarlo al 30 luglio più o meno, primi di agosto, anche perché poi l'idea dell'UEFA è quella di finire tutti i campionati nazionali entro, non so, la prima settimana di agosto, e poi dalla prima settimana d'agosto a fine agosto finire la Champions League. E quindi iniziare a settembre, fine settembre, una stagione normale. Vale, certo. Bisogna adeguarsi un po', dai, c'è poco da fare. No, il problema è che se non si riparte, io non so se sia il momento giusto o no, questo non sta a noi neanche deciderlo. Però se non si forza un attimino una situazione, non si riparte più. Il paese, se non riparte più, il danno economico sarà enorme, assolutamente enorme. Ok, allora ti volevo fare un po' di domande, perché oggi quando ho scritto che saresti stato nella diretta, mi sono arrivati centinaia di messaggi. Uno che mi è piaciuto mi scrive: questa è un'intervista che ha fatto Van Basten. Dice: Van Basten dice che il Milan di Sacchi vinceva per la qualità della difesa con un modulo difensivo. E invece Sacchi invece dice che il Milan aveva un modulo per attaccare, quindi si pensava ad attaccare. E questo qua mi dice: chi ha ragione? Senti il capitano e chiedigli cosa ne pensa lui. Tutte e due secondo me hanno ragione, perché io credo che il segreto di quella squadra lì era avere un allenatore sicuramente visionario, con delle grandissime idee, dei giocatori fantastici, e le due fasi fatte dagli 11 giocatori, dal portiere a Van Basten, che era il terminale che doveva far gol. Quindi c'era una grandissima attenzione nella fase difensiva, e su questo sono d'accordo con Marco, perché sinceramente era difficile che ci trovassero impreparati, ma c'era anche un portare, non so, 8 uomini in avanti, perché ogni volta l'allenamento di Sacchi erano mirati, okay, a difendersi tutti insieme, e ogni volta che uno aveva un po' di spazio tu potevi essere concentrato, ma dovevi partire, cioè dovevi dare una soluzione in profondità. Naturalmente poi sai benissimo, in quegli anni lì, fino agli anni 80, prima anni 90, le squadre erano anche molto chiuse, quindi lo spazio non lo trovi così facilmente. Sì, normale. Le volte che siamo andati veramente in difficoltà è quando abbiamo incontrato squadre veramente chiuse, non so, quando abbiamo sofferto tanto contro la Stella Rossa, giusto per farti un esempio, quando loro sono venuti a giocare a Milano, hanno vinto il sorteggio per... loro sapevano, ci avevano studiato, hanno vinto il sorteggio per iniziare la partita, quindi per iniziare il calcio d'inizio. Ci hanno dato la palla, sai, proprio boom, hanno dato la palla e si sono messo. Perché sapevano che noi andavamo in difficoltà quando non c'era spazio ad attaccare. Sì. L'idea del mister Sacchi era quella di attaccare sempre gli spazi. Ok. Altre domande che mi sono arrivate. Se ti sarebbe, pensandoci ora, se ti sarebbe piaciuto fare un'altra esperienza con un'altra maglia, per esempio, questo ha scritto un ragazzo, Manchester United o Real Madrid, ti sarebbe piaciuto o no, pensandoci oggi? Ma pensando a quello che è successo, pensando ai 25 anni di carriera, pensando a quanto ho vinto, pensando anche che non ho vinto solamente, non so, nei primi 5 anni o in quelli di mezzo, direi di no. Io sono milanese, milanista, la storia di mio papà era una storia grandissima, è stato il primo capitano ad alzare la Coppa Campioni con una maglia di una squadra italiana.
sono nato con questi colori, i miei figli hanno giocato nel Milan nelle giovanili, ha esordito da professionista, quindi è una storia talmente bella, sì. Pensandoci adesso, e poi sinceramente io mi sono realizzato come calciatore, come uomo, come tutto, sinceramente non avrei potuto sognare una carriera del genere quel giorno che ho esordito. Sono d'accordo. Però ci sono stati momenti difficili, magari anche momenti di crisi. La verità è che per andare via da una squadra come Milan in quegli anni lì ci devono essere due componenti: il giocatore che voleva andare via e la società che ti voleva vendere, e queste cose non sono mai successe, quindi sì. Sono d'accordo con te. Altre domande? Uno mi ha detto: ma com'è fare il direttore in una squadra dove c'è il tuo figlio che si allena tutti i giorni in prima squadra? Cioè, tu, io so come sei, tu dopo gli allenamenti gli vai a dire qualcosa tutti i giorni o qualche volta, o lo becchi a casa? E comunque penso sia l'unico caso al mondo dove c'è il direttore e c'è il figlio che gioca e si allena in prima squadra. Ma non è facile, ma nella mia vita sono successe tante di quelle cose. Tu sai, con mio papà, io ho avuto mio papà, io è una cosa bruttissima avere il papà allenatore, tu lo sai, puoi immaginare in un gruppo di calciatori avere il papà che allena. Tu sai che sui 25 giocatori 11 sono contenti, gli altri mandano l'allenatore a quel paese, con me si dovevano tenere, sai, fare un mondiale con la nazionale A. Ho fatto il capitano nel Milan e l'ho avuto anche nell'Under 21, quindi so benissimo. Tanti anni da calciatore, no, avendo lì il papà. Io ho iniziato che mio figlio era ancora in primavera e poi è stato dal mister Giampaolo è stato portato stabilmente in prima squadra, e Pioli poi dopo l'ho anche fatto esordire. Io credo che il problema sia più suo, cerco di non commettere quelli che io pensavo fossero errori quando mio papà mi diceva che faceva certe cose. La verità è che tutte le volte che mio papà mi parlava dopo un allenamento o una partita mi dava un fastidio enorme, e a mio figlio dà un fastidio enorme quando gli dico le cose, perché è così. Dai papà, sinceramente, le critiche dai papà o comunque gli appunti ai papà non fanno mai tanto piacere, anche se poi alla fine credo che ti facciano comunque pensare. Ma lui ti chiede, papà, come mi hai visto oggi? Secondo te devo far così? Devo allenarmi meglio? Non ti chiede niente? A 18 anni sanno tutto, eh? È anche giusto farli sbagliare, nel senso che io ero ipercritico con me stesso e sicuramente sono ipercritico con i miei figli, questo lo ammetto, quindi non è facile, capisco, e in più c'è anche il ruolo istituzionale che ho, quindi non è che posso andare all'allenamento a fare il papà e dire vieni qua, fai così, anche perché c'è un allenatore che chiede lui le cose, e poi gli allenatori, tu sai benissimo che quando si alza il livello, che ti alleni con una squadra di Serie A, l'allenatore è molto esigente, quindi c'è già lui che gli fa il mazzo. Ok. E fare il direttore? Com'è? È difficile, eh? Come ti trovi? No, è difficile. Guarda, il primo anno mi ha chiamato Leo ed è stata un'esperienza bellissima, ho imparato veramente tantissimo. E quando lui mi ha detto che se ne sarebbe andato, mi sono sentito veramente solo. E magari anche non in grado, no, di fare tutte le cose che avevo visto fare da lui, avevo pensato di poter fare, no, magari nel tempo. E invece devo dire che dal primo giorno che mi sono trovato a capo della direzione sportiva, a parte che ho portato con me dei professionisti di assoluto valore che sono Boban e Massara, ma mi sono sentito completamente a mio agio in questo ruolo, quindi è normale che ci voglia un po' di esperienza, ma avendo sempre vissuto all'interno di questo mondo è una cosa che ti viene veramente naturale. E poi il rapporto con le persone, sinceramente l'ho sempre curato alla mia maniera, col mio carattere, ma l'ho sempre curato, quindi non ho, diciamo, problemi a confrontarmi, eh. Ok. Lo e poi si parla in inglese, chiaramente io non ho finito le scuole, no? Non ho finito il liceo, io non ci sono mai andato, e quindi però almeno sei nato in Australia e tutto là, quindi. E allora, grazie, ho avuto fortuna nella vita, perché diciamo che a 18 anni, 19 anni mi sono messo a ristudiare un pochino le cose che avevo lasciato. L'inglese sinceramente lo ritenevo importante, l'ho studiato un pochino da solo, ho iniziato ad andare in vacanza negli Stati Uniti, quindi l'ho un pochino masticato, e poi
Ho sposato, prima sono fidanzato, mi sono poi sposato con Adriana che è venezuelana. Quindi queste due lingue sono fondamentali per fare questo lavoro, perché tu ricevi agenti. La Cocò saluta Adriana. Ciao, ciao Cocò. Allora, la cosa che mi fa ridere è che noi abbiamo un nostro amico in comune, Rafi, che sì, lui è inglese, ci tiene 6 ore al giorno al telefono, del pippone al telefono, deve imparare per forza l'inglese, dobbiamo saperlo al 100%, se no comincio a offendere, ma cosa capisci? Quindi no, se il nostro inglese vuol dire che è perfetto. E niente, allora niente, ti manca giocare un po' o no? Sinceramente no. Perché comunque hai smesso anche a 42 anni, comunque tu, non è che hai smesso... 41. E allora, quell'estate lì che ho smesso, è arrivato il giorno del ritiro e ho detto, non mi chiamano, devo andare, no? 25 anni. E allora lì un pochino ho sofferto, per esempio a Miami mi ricordo, poi bene, mi sono fatto una vacanza lunghissima, è iniziato il campionato bene, seconda partita o terza partita, non ricordo, Milan-Inter. Mannaggia, sono andato allo stadio, avevo una voglia di giocare pazzesca. E mi è successo Milan-Inter, Milan-Barcellona e poi basta. E poi veramente mi ero già preparato naturalmente, mentalmente a grazie a Dio, ho giocato così tanto e grazie a Dio poi ho anche... Tu hai cominciato, hai esordito a 16 anni, quindi... Anni, e poi comunque iniziavo a stare anche parecchio male, tu sai che faccio un pochino fatica, anche se adesso non facendo più niente, ho dei polpacci, io sinceramente ho degli stecchini al posto dei polpacci, non c'è più, c'è una roba... E le gambine così, capo. È incredibile, ma veramente mi vergogno io, cioè, sì, veramente. Sì. Però vabbè, comunque non mi posso lamentare, insomma, di quello che ho avuto. E no. Tu invece? Io? A te manca giocare? Il primo anno sì, ma poi ogni tanto sai, vai a vedere la partita in Champions, Barcellona-Inter, o Milan, non lo so, Milan-Real, allora ti viene quella voglia, quella adrenalina lì per lì, ma poi no, ma poi anche se c'ho voglia, c'ho 50 anni, dove vado? Però, mi piace andare allo stadio, perché comunque vedi tanti ex compagni, you know, tante persone che conosci, quindi ti diverti quelle 2 orette, poi no, poi basta, cioè ormai il primo anno mi è mancato un po'. E poi dicevo, sono andato dalla Vodafone, ho detto, scusa un attimo, mi sa che il telefono non mi va, perché non ricevo chiamate, perché io ho detto, mi chiameranno. Dopo un mese dico, ma pronto, ho detto, provate a chiamarmi, a mia mamma, prova a chiamarmi, perché secondo me non va il telefono. Lei mi chiamava, pronto, sì, no, va. E quindi non mi ha chiamato nessuno, io ho smesso. No, però il primo anno sì, poi dopo no. Quindi... Beh, guarda, alla fine è pazzesco, perché la cosa che mi manca di più è proprio la cosa che soffrivo di più, quindi quella tensione pre-gara che ti fa quasi star male, quasi pensare di non essere pronto, ed è la cosa più bella alla fine, la cosa è quella tensione che prima di entrare in campo, che c'è lo stadio pieno, 80.000 persone, era una cosa che magari all'inizio soffrivo e che adesso magari mi manca di più, come proprio pensando a quello che è stato. E poi devo dire che ho avuto anche la fortuna di avere delle squadre divertentissime, perché sì, ti piacciono le risate, sì. Sinceramente io le risate che mi sono fatte in nazionale, nel Milan, era una risata continua, la cosa bella è che eri al top della professionalità, perché veramente siamo arrivati a un livello altissimo, ma tutto questo non ci negava di divertirci come dei pazzi. Sì, no, vero. Delle risate a tutti i giorni, la mattina e la sera. Un altro mi ha scritto oggi, qual è la partita che ti ha fatto più male con il Milan? Oh, la partita che mi ha fatto più male... Ma guarda, io l'ho detto... Quando è che l'ho detto? L'ho detto una volta... Avevo degli ospiti in ufficio e c'era con me Boban e Massara, e ho detto, o forse con loro, una considerazione, ma sai che io sono il giocatore più perdente della storia? No, perché hai giocato 29 anni, allora se uno guarda le partite, ma... No, ti spiego il ragionamento. Io ho vinto tantissimo, ho vinto 5 Champions League, però ho perso. Aspetta, ho perso 3 finali di Champions League, ok?
una finale di Supercoppa europea, tre finali di Coppa intercontinentale, perso, una finale di mondiale, una finale dell'europeo, una semifinale di mondiale, e poi ti posso andare avanti, no? E quindi ho avuto la fortuna, no, di vincere tanto, e quindi ho visto queste, diciamo, queste, tutte queste finali perse come una cosa che fa parte del gioco, e quindi sinceramente ho accettato quasi tutto. Forse il momento, magari te devo dire, più brutto è quando siamo usciti dal campo a Marsiglia, che non abbiamo finito quella partita che probabilmente non meritavamo di vincere. Quindi quella è una cosa che non è tanto legata al risultato, ma a un comportamento che secondo me non era giusto in quel momento lì, anche se c'era tanta confusione. Capito. Però ragazzi, 8 finali cap, ne hai vinti 5. No, però capisci il ragione. Come no. Federer è considerato il giocatore dei tennis più perdente da un certo punto di vista. Normale. Si sta sempre finale, non puoi vincere tutte le finali, normale. Però era a fare almeno pari, nel senso non avere un risultato negativo in una competizione. Sono riuscito a pareggiare, tra virgolette, quella della Coppa Intercontinentale, che ne ho vinte 2 all'inizio, poi ne ho perse 3 di fila, e poi grazie a Dio ho vinto l'ultima. E invece nazionale, purtroppo, nazionale, ho avuto grandi squadre, ho avuto grandi occasioni, però sai... Ci vuole fortuna. Alla fine io ho perso per rigori, cioè io, l'Italia ha perso i rigori, poi ha vinto i rigori, tra l'altro quando nel 2006, perché tu mi dici sempre che sei sfortunato, no? Io dico, ma tu sei uno scemo se pensi di essere sfortunato. Quando nel 2006 Lippi mi chiamò, Paolo, dai, vieni, e io ho detto, no, mister, guardi, anche per rispetto, diciamo, per Trapattoni, che mi aveva chiamato anche prima, no, poi iniziavo a stare male. Quando ho visto che hanno vinto, certo che ero contento, ma ho detto, ma io sono uno sfigato, sinceramente, perché ho fatto 4 mondiali di fila, record di presenze, record di minuti, però vabbè, questa è la vita, bisogna accettare il risultato. Poi abbiamo perso delle partite, dei casini, anche lì nel 98 ai rigori, che c'era tuo papà, nel 2002, tutti, no, i casini proprio... con la Corea. Io poi la mia ultima partita, la mia ultima competizione è stata quella in Corea, 2002 in Corea. È successo veramente di tutto. Tu ti ricordi che non ci volevano far entrare allo stadio e non avevamo i pass? Tu non ti ricordi? Non mi ricordo io. Contro la Corea siamo arrivati, non avevamo il pass, e ci hanno fermato le guardie, non ci volevano far entrare. Non me ne ricordo questa. Tutti senza pass eravamo. Sì, sai, dobbiamo giocare, insomma, vabbè, qualcuno si è dimenticato, poteva anche succedere, no? Comunque è sempre bella esperienza, anche se si perdono certe partite, però sono sempre belle esperienze ed è bello giocare in questi campi qua. Ma poi, Bob, sinceramente, il calcio, oltre che farmi realizzare come uomo, mi ha insegnato tanto. Io ai miei figli... Miei figli, grazie a Dio, hanno scelto di andare a giocare a calcio. Io ero contentissimo perché inizi. Allora, a 8 anni, a non pensare solo a te stesso, ma a pensare a un gruppo. Ad avere compagni di tutte le etnie e di qualsiasi estrazione sociale. E quindi, sai, è tutta integrazione. Inizi ad avere delle regole, inizi ad avere un obiettivo, inizi a fare sacrifici. Io, sinceramente, ho imparato tantissimo, no? dall'esperienza calcistica, proprio come uomo, diciamo, è stata formativa ai massimi livelli. Quindi siamo fortunati anche di avere raggiunto dei risultati, anche dei livelli alti. Però, diciamo, la gente... Io dicevo sempre ai miei figli quando erano piccoli, no? Voi non crediate che Maradona, Messi, Zidane, Pelé non abbiano fatto fatica nella loro vita. Tutti i calciatori professionisti hanno fatto fatica nella loro vita. E se non avete sacrificio dentro di voi, non andrete da nessuna parte. Ma perché la realtà è quella. Sai, giocare a calcio, più o meno, penso di saperlo fare tutti, ma alla fin fine, sai benissimo che la differenza di essere campione, comunque giocatore di un certo livello, e un giocatore normale, comunque di un buon livello, è veramente fine. E chi magari è rimasto indietro. Lì al bar dove andiamo noi, tutti pensano di essere calciatori, da Mimmo a pranzo, tu devi far qua, tu sbagli qua. No, comunque sono d'accordo con te. Io, Cap, ti devo lasciare ora, perché ogni ora Instagram ci taglia il video. Ok. Quindi siamo quasi un'ora,
Va bene. Ti ringrazio della chiacchierata, sei sempre un grande, gentilissimo. Isabella, bella. Li saluto. Poi so che Adriana e Coco hanno parlato e quando riusciamo a uscire, ci fanno uscire, andiamo a cena. Andiamo. Va bene? Un abbraccio a tutti. Ciao, Cap. Saluto a tutti. Ciao. Ciao. Cosa devo fare, Bob? Spegnere. Cap, devi pigiare off. Grande capitano. Allora, sempre bello vedere il Cap. Ma la cena la paghiamo noi o la pagano loro?